Signori, buonasera! Era da un sacco di tempo che non mi assegnavano la conduzione dell'inizio della puntata, ma oggi mi hanno detto che dobbiamo parlare di una top qualcosa, non mi hanno spoilerato altro. Ecco che la produzione ha deciso di farmi atterrare proprio sul top, sulla vetta, sulla cima di un monte. Che monte è questo? Il monte Disgrazia! Eravamo indecisi se il Monte Disgrazia o il Gran Paradiso, ma penso che il secondo l'abbia comunque visitato. Gentili amici, buonasera, eccoci qua di nuovo col consueto appuntamento con il talento. Volevo farla rima. Con le applicazioni utili, quindi tacchiamo subito e già rotto le balle, via! Ma signori, se vado in bagno c'è solo un motivo! Che pure tu ti fai cagare da solo! Ma no, dai, devo fare il solito collegamento che anche oggi devo parlare di Clean Fox, devo far vedere che pulisco la roba. Dai, sono da me qua! No, devo far vedere proprio bene che la pulisco, che la sì, lavo. Sì, dai, muovate! Fai tu, va che si deve vedere bene! Dai! Vabbè signori, la volpe, simbolo dell'astuzia per antonomasia, che poi mi sono sempre chiesto st'antonomasia. Ma che cazzo è? Vabbè, comunque, ma Clean Fox, che è anche sponsor di questo video, vi consente di fare ordine tra tutte le mail marce che ricevete quotidianamente, newsletter, schifezza, qui vi siete iscritti senza manco saperlo perché l'avete messa la mail, perché siete messi così, via. Pensate se doveste mettervi lì a disattivare manualmente una ad una tutte le newsletter, le robe marce a cui vi siete registrati. Forse all'età pensionabile avrete finito. La pensione. Ma che cazzo? Non vedrà mai di noi. Appunto, invece con CleanFox in un attimo potete inserire la vostra mail nell'app, i vostri dati sono assolutamente protetti, ma grazie a quest'app vi farà la scansione della vostra casella postale e in modo semplice vi mostrerà tutte le newsletter, le mail che vi stanno arrivando. Con uno swipe verso destra ve la potete tenere attiva, verso sinistra verso sinistra bloccherete quella newsletter, oppure verso l'alto cancellerete la newsletter. Inoltre si farà anche un bene per il pianeta, perché non avete idea di quanti consumi di CO2 provochi comunque l'immagazzinamento delle mail nei data center. Grazie a quest'app pensate che sono stati eliminati più di 40 miliardi di email ed evitate 40.000 tonnellate di CO2. E inoltre vi invito a condividere l'applicazione con amici. Condivido! Perché così ricontribuirete anche alla riforestazione. Per ogni metro invitato verrà piantato un... Per ogni metro invitato verrà piantato un amico, no? Per ogni amico invitato verrà piantato un metro quadrato di alberi. Il saggio dice, meglio un metro cubo di alberi piantati sulla terra che un metro in culo. Vabbè, grazie per la precisazione. Ovviamente vi lascio il link in descrizione. Andiamo avanti. Ma passiamo alle novità, una utilissima per il periodo fuelio. Buonasera! Vabbè, comunque serve. Grazie. Grazie a questo potete vedere ovviamente quali sono i migliori distributori di benza per avere ovviamente i prezzi più vantaggiosi e basta. Vabbè, tra i pochi che non hanno già venduto la macchina e si sono presi un triciclo a pedali, può tornare utile. Regia, pronti? Andiamo avanti. Allora, adesso tocca... c'è più scritto niente, non c'è scritto qua. Regia, ma allora? Cioè, le puntate le scriviamo prima di registrarle o facciamo finta? Sempre tutto mi devo fare, vabbè. A proposito di organizzazione, vi consiglio di utilizzare infatti Notion. È un'applicazione fenomenale per organizzare il proprio workflow, cioè un'organizzazione pazzesca perché si può aggiungere di tutto e di più a delle note. Potete ovviamente formattare il testo totalmente a vostro piacimento, potete aggiungere di tutto, c'è una lista infinita di elenchi puntati, spunte, liste numerate, quotazioni, porzioni di testo maggiormente visibili rispetto al resto, dei database possiamo
possiamo aggiungere delle tabelle, possibilità di aggiungere la visualizzazione a modi galleria, il calendario, potete aggiungere qualsiasi tipo di file multimediale, quindi immagini, video, audio, file di qualsiasi tipo, porzioni di codice, anche addirittura dei link a pagine, estrapolazioni da siti web, oppure addirittura integrare all'interno delle pagine delle sezioni di applicazioni come Google Drive, dei tweet, oppure una mappa di Google Maps per indicare un luogo, veramente qualsiasi cosa vi venga in mente di aggiungerla alla lista e si può sicuramente integrare ed è meravigliosa. C'è la combustione umana spontanea. Ah, esiste! Per le vostre serate più scottanti. Ed è un'app multipiattaforma, è gratuita, poi c'è anche la versione pro, per sbloccare ovviamente più funzioni e poter anche avere caricamento di file multimediali molto più pesanti. E potete anche aggiungere dei membri a partecipare alle modifiche delle vostre note condivise. Adesso voi a casa scaricate l'app. Anche di questo ovviamente vi lascio il link in descrizione, così finalmente avrete le vostre idee, i pensieri ben organizzati e non ve li smarrirete più. Il saggio dice... Bisogna anche averli i pensieri per poter dire di averli persi. Non mi sembra il tuo caso. Non riesci a trovare il tuo quoziente intellettivo stamattina? Mi pare assurdo. Eppure l'avevi lasciato proprio qui. Qui. Poi abbiamo Instapaper. Oh, no, scusate, a Insta mi vengono in mente solo cose brutte. Però no, Instapaper. Papere! Scusate. Besughi! Giuro, la smetto. Instapaper. Che stracazzo è questa? Che l'ho scritta ma non ho spiegato. Ah sì, Instapaper è molto utile, attenzione, se avete durante la quotidianità delle giornate, voi vi capitano sicuramente sott'occhio tante di quelle robe che volete vedere ma che magari lì per lì non avete il tempo, finisce che poi le perdete chiaramente. Questo è il modo per avere in un unico apposito spazio tutti gli articoli, i video, le cose che volete leggere e vedere dopo. Basta semplicemente, qualsiasi articolo vi troviate davanti, clic del tasto condividi, lo condividete a Instapaper e andrà a salvarsi all'interno di quell'applicazione lì, come qualsiasi altro link di qualsiasi altra cosa. Molto utile, oh! Le veline! Tanto mettete mi piace e condividete con gli amici per far scoprire queste applicazioni, soprattutto anche quella che vi sto per dire, Allgram. In altri video passati a caso ve l'ho consigliata, ma l'ho detta così sbrigativa. Non vi ho fatto vedere tutto quello che questi sviluppatori... Io ho avuto modo di parlare, di conoscere lo sviluppatore direttamente. Fenomenale, gli continuerò a fare sempre i complimenti perché Allgram è un client alternativo di Telegram. Ovviamente è tutto affidabile, open source, ecco, è sul Play Store anche, niente di marzo. È fenomenale perché hanno preso a cuore la storia di Camera X, che io ormai tanto ho rotto le balle, ma bisogna rompere le balle, per questo condividete il video. Ve l'ho già spiegato in un video apposito, andatevi a vedere quello se non sapete cos'è, ma vi basta sapere che ha integrato Camera X non solo all'interno della sezione camera in app di Telegram, ma anche all'interno dei video messaggi. E non solo queste due cose, ma già vi faccio vedere i test fra Telegram normale e Allgram, che abisso di differenza qualitativa c'è, e pensare che sarebbe abbastanza semplice anche introdurre sta cosa, sia ovviamente nei video sia nei video messaggi. Ovviamente c'è tutto un effetto di fluidità nettamente maggiore, lo sfondo dietro non fa schifo, non si impesta tutto. Invece questa è veramente tanta roba per la maggior parte dei dispositivi. E non finisce qua, altre novità. Sapete un'altra schifezza che c'è almeno su Android? La qualità audio. Quando registrate un messaggio vocale, ma quanto fa cagare, si sente che è compressissimo. Loro hanno migliorato anche questo, hanno messo qualità audio massima. Senti che roba. Gentili amici, bentrovati alla visione e all'ascolto di The Wall. Gentili amici, bentrovati alla visione e all'ascolto di The Wall. Quindi stanno facendo un lavoro egregio per rendere questa applicazione fenomenale. Trick e track e bombe a mano. Andiamo avanti. Mamma che caldana che c'è qua dentro, Maria! Si sta smonando tutto il cavalletto, scusate, dobbiamo riavvitare. Ci scusiamo per il giramento di testa e anche di balle. Sempre mezzi... Ma come cacchio è successa questa cosa? Dove è andato il cuore? Mamma mia che sciopone. No, ma non si può andare avanti così. Ma ragazzi... Ah! Ma vai in mona anche la televisione. Poi
mamma. Poi abbiamo un classico che però per alcuni dispositivi ancora non è nativa la funzione. Parallel Space. Un attimo regia, datemi la linea importante. A proposito di spazio parallelo, oggi sfateremo uno dei più grandi miti. Abbiamo una dimostrazione matematico-scienziatica oggi, il teorema di Gianfraschio. Allora, oggi vi dimostrerò che la matematica è un'opinione, perché a scuola ci insegnano che due rette parallele non possono mai incidere. Ecco, ecco dimostrato che non è vero. Queste se tocche, avete capito? Disgraziati, ci insegnate il falso. Vergogna. Che fatica. Parallel Space, oppure c'è anche Clone Up, trovate un po' di alternative. Niente, vi serve a creare ovviamente uno spazio clonato di un'applicazione che avete già installato, quindi potete avere due account o più. Se sa capio, dai, duplica! Anch'io prima qua ne avevo due, adesso sono quattro. Non ho il coraggio di spostare più niente io su questo studio, quindi l'inquadratura rimarrà questa fino a... Poi c'è Photomat. Perché rido? Questa me l'avete consigliata in molti, ovviamente è per studenti, la svolta della vita. Le funzioni, le equazioni del secondo grado, ma che stracazzo servono nella vita? Spiegano quelle, poi non ti spiegano le uniche certezze nella vita, le tasse. Sì, buonasera, se vuole una consulenza sono 1500 euro più IVA, non zanicchi. Fuori. Vabbè, comunque questa serve a risolvere dei problemi matematici facendo semplicemente una foto. Ma vi ricordate, tu iniziavi da una roba così. Una robettina così, innocente, dice, vabbè, facile, la risolviamo in 448. Iniziavi magari a metà pagina, esercizio 2, no? Scrivi, convinto che ti basterà il resto del foglio. Arrivavi alla fine che... Ti serviva girare pagina, ma tu già se l'affronti visivamente di fronte, faccia a faccia, non si capisce un cazzo. Piuttosto di girare, io mi ricordo che facevo le prolunghe ai fogli. Prendevo il foglio, ce lo attaccavo con lo scotch sotto la pagina e veniva fuori l'apri chiudi così sul quaderno. Non so, l'avete fatto? Commentate se l'avete fatto, fatemi sapere, perché guarda, io ho dei ricordi, vabbè. Poi abbiamo YouPoll. Sembra una perculata. Tu pollo. No, è in realtà un'applicazione molto seria, Occio. È un'applicazione in realtà della polizia che serve a fare delle segnalazioni di qualsiasi tipo. In realtà è stata pensata prevalentemente magari per attacchi di bullismo, di quelle cose per le quali si tende magari a tralasciare, a non chiamare nessuno. E mai errore sarebbe più grande. Ovviamente non fate segnalazioni false, che è reato, quindi dopo vengono da voi. Molto bene, buonasera, abbiamo ricevuto una soffiata anonima per furto di pensione recidivo. Ma no, ma no, ma non avete sì, le prove, sì, ma no. Sì. Sì, ma che siamo pazzi? Le prove sono che lei ha una faccia da culo e con questa faccia non le crede nessuno che possa avere un lavoro normale. Venga con noi, grazie. Vai, vai. Ah, e signora, ci pensiamo noi a mettere al sicuro la sua pensione. La consegna a me, me ne occupo io personalmente. Grazie, arrivederci! Andiamo avanti, per favore. Poi c'è Inorider. Mi è venuta in mente la canzone di Richard Benson. Inani. Voi direte, qua dentro cos'è successo da bambino? Serve ad avere praticamente tutti gli i siti dai quali prendete news, leggete roba, no? Poi cercate il sito, tutti i siti vostri preferiti, li aggiungete all'interno di questa applicazione e avrete quindi il feed giornaliero con tutti quanti gli articoli presi da tutti i siti di vostro gradimento. Poi Down Detector, ecco questa, prima quando vi capita un problema, c'è un servizio, un'applicazione non funziona, vi sembra che internet vada lento, prima cosa che fareste è... Magari il problema non è il del vostro dispositivo, ma del servizio Marso, dei server, di sta roba che stoppe. E in quel caso vi serve Down Detector, che c'è la segnalazione in tempo reale degli utenti che segnalano di aver problemi su quel servizio, quell'app. E infine vi consiglio Amazon Photos, perché vabbè, questa è proprio classica, banale, ma da quando Google Marso ci ha privato del backup illimitato delle foto, ecco, a loro non toglie nessuno un bel Google, sei Marso, sei Marso. Vabbè, almeno Amazon Photos vi dà ovviamente il backup illimitato delle foto, non dei video, però vabbè, è meglio di niente però. Per oggi abbiamo dato, deve scioparmi qualcosa in testa, adesso deve cascarmi la televisione, cioè, è casa mia, io mi sento in un campo minato. Ecco, ecco appunto, ecco, mancava questo, preciso. Buon brincaggio a tutti e...
E ci vediamo, e non ci vediamo neanche nella pianura padana, che se sta nebbia qua, vara qua che roba. Oh, Santa Maria, ciao.